Ciao amici! Il proverbio dice che un'immagine vale mille parole. Allora cosa dire di una sequenza video? Oggi stiamo per proporti di vedere una piccola selezione delle immagini prese da telecamere. Ma attenzione, non immagini qualsiasi. Infatti si tratta delle sequenze migliori registrate da telecamere di sorveglianza. Sei pronto? Allora si parte! Non lo ripeteremo mai abbastanza, l'alcol è da consumare con moderazione. E ovviamente soltanto quando si è maggiorenni, questo va da sé. E anche quando si rispettano queste due regole indispensabili, non si ha spesso il controllo delle proprie facoltà. Per esempio, queste due persone sembrano aver dimenticato questo comandamento e ci hanno dato dentro con la bottiglia. Queste immagini registrate a Londra, in Inghilterra, mostrano infatti due ragazze che incroceranno un povero corriere delle pizze. Quest'ultimo vivrà l'esperienza dolorosa del borseggio. Mancando di vigilanza, l'uomo ha lasciato le sue pizze nel baule del suo scooter, mentre è andato a recuperare il resto dei suoi ordini al ristorante. Purtroppo aveva tralasciato il fatto che il mondo fosse pieno di cacciatori di pizze e che non si è mai al riparo da due ragazze leggermente brille e particolarmente affamate. Queste ultime hanno sfruttato l'assenza del corriere per servirsi direttamente nel baule dello scooter e derubare quindi una buona pizza faticosamente guadagnata, o quasi. I gatti sono piccoli esseri maliziosi, giocherelloni e talvolta subdoli, e nulla lo dimostra meglio delle immagini che stai per vedere ora. Questa famiglia si è resa conto un giorno che delle cose sparivano e non riusciva a spiegarselo. Dei vestiti, dei giocattoli per bambini, veniva tutto afferrato dal vuoto, senza motivo apparente. Avevano innanzitutto pensato a un ladro, ma questa pista non stava in piedi visto che non c'era nessun segno di infrazione nella casa, tanto più che questo problema diventava sempre più frequente. Incuriosita da questo fenomeno inspiegabile, la famiglia ha avuto la presenza di spirito di rivolgersi ai propri vicini per chiedere loro di vedere le telecamere di sorveglianza che erano piazzate davanti al loro portico. Ti immagini il loro stupore nello scoprire che il ladro era in realtà un gattino? E sì, il gatto del loro vicino rubava ogni giorno dei giocattoli di peluche, dei vestiti e altre cose personali e le buttava sotto il tavolo della cucina. Colui che si fa chiamare Dennis la Minaccia è riuscito a rubare in tutto un centinaio di articoli nel giardino dei suoi vicini nel giro di 18 mesi, di conseguenza quando i proprietari non ci sono è il gatto che balla. Quando si impara a guidare ci viene insegnato in primo luogo a rilasciare il freno a mano e poi soprattutto a stringerlo in modo da evitare che un giorno la nostra auto si ritrovi in un burrone o qui nel porto in mezzo alle navi. Questo video di sorveglianza piazzato davanti a un porto ha filmato un giorno una sequenza incredibile. Un uomo è venuto a parcheggiare nel parcheggio ma visibilmente con troppa premura di ritrovare i suoi amici. Quest'ultimo è sceso dal suo veicolo senza alzare il freno a mano. Soltanto nel bel mezzo degli abbracci uno di loro ha notato che l'auto indietreggiasse da sola e si avvicinava sempre più all'acqua. In una corsa folle di ritorno verso l'auto, l'uomo si precipita sulla maniglia della portiera, che era ovviamente chiusa, in un tentativo disperato di penetrare all'interno. Ma invano, il veicolo finisce per precipitare e immergersi nell'acqua, sotto lo sguardo dispiaciuto del proprietario dell'auto. Chi tornerà a piedi, secondo te? Ecco il più onesto di tutti i ladri del mondo. No, non stai sognando, abbiamo proprio detto onesto. Queste immagini registrate dalla telecamera di sorveglianza di un distributore di benzina sono allucinanti, eppure vere. La storia si svolge a Palm Beach, in Florida, quando alle 4 del mattino un uomo fa irruzione nel parcheggio di una stazione di servizio e mette le mani su un'auto. Il furto è accaduto quando la proprietaria dell'auto aveva lasciato il motore acceso mentre comprava qualcosa all'interno del negozio. Il ladro ha velocemente perso l'auto, poi ha circolato per circa 9 km, eccetto che, grande problema a bordo, l'uomo si è reso conto in piena fuga che un bebè fosse legato al suo sedile dell'auto dietro di lui. In preda al panico, il gentile ladro si è allora fermato in un'altra stazione di servizio per lasciare giù il bebè e ripartire. Ecco, ha almeno un minimo di coscienza. Andy Stewart Bishop, un abitante della Virginia, riceve un giorno un allarme di movimento da parte del suo videocitofono d'ingresso. Pensando in un primo momento che si trattasse di un amico o di un corriere, si è preso comunque la briga di controllare sullo schermo del videocitofono e qui lo shock. Scopre un serpente di oltre 2 metri di lunghezza sulla soglia della porta. La cosa più folle nella storia è quella che Andy avesse fatto ultimamente installare questo nuovo videocitofono per rafforzare la sicurezza del suo domicilio, ma non si aspettava che un rettile di questa dimensione fosse il primo visitatore a provare l'allarme. Secondo lei, il serpente puntava un nido d'uccelli che si era sistemato dietro le persiane del secondo piano della casa. Da questa disavventura la ragazza ha una paura matta di uscire dalla porta d'ingresso. Per fortuna che ci sono le finestre. Beh, almeno la cosa positiva nella storia è quella che il suo sistema di sicurezza funzioni alla perfezione. Bisogna vedere il lato positivo delle cose, dopo tutto.
Come festeggiare degnamente il proprio pensionamento? Hai la scelta tra una serata di bevute tra colleghi, un bel fine settimana al centro benessere, una festa piacevole all'ufficio, ma questo sceriffo americano invece ha deciso di festeggiarlo assolutamente diversamente. Nella contea del Paso, al Colorado Springs, Tony Sherb, un vice dello sceriffo che è appena andato in pensione, è diventato virale lasciando per l'ultima volta il suo lavoro e naturalmente ha deciso di festeggiare la fine della carriera interpretando una piccola danza indiavolata nell'ascensore sotto le note molto ritmate della canzone Watch Me. Molto velocemente Tony Sherb è raggiunto anche da numerosi colleghi che prendono l'ascensore e balleranno con lui per augurargli una buona partenza dopo 29 anni di servizio. Allora l'ascensore si trasforma velocemente in pista da ballo e i poliziotti si lasciano a loro volta trascinare dalla musica, anche quando i loro superiori gerarchici li raggiungono. Il video, che è stato visualizzato più di 12 milioni di volte su YouTube, è ovviamente una grande messa in scena, ma talmente piacevole da guardare allo stesso tempo. Dimenticati le torte di nonna. Questa donna anziana britannica, che risiede a Northampton in Inghilterra, è diventata un autentico fenomeno sul web inglese da quando ha fatto fallire la rapina di una gioielleria con un unico strumento di persuasione, la sua borsetta. No, non è uno scherzo. La storia sembra appena uscita da un cartone animato per bambini, eppure è vera. Tutto inizia lunedì mattina verso le 9:30 nel sud del Regno Unito. Sei uomini, dai volti mascherati, da caschi da moto, sbarcano infuriati all'angolo di Gold Street e Bridge Street, davanti alla famosa gioielleria Michael Jones. Tre membri della gang iniziano ad attaccare ammazzate la vetrina del negozio mentre i loro complici aspettano su tre moto pronti a partire. In preda al panico, il personale della banca attiva la cortina di ferro di sicurezza, ma uno dei ladri riesce comunque a spezzare il vetro e a saccheggiare gli scaffali. Allora spunta dall'altra parte della strada e, come per magia, una donna anziana. Sì, abbiamo proprio detto donna anziana. Avvolta nel suo cappotto rosso e la sua grande sciarpa, la nonna, armata con la sua borsetta fedele, piomba a tutta velocità e attraversa la strada correndo. Assesta un colpo vigoroso con la borsetta a uno dei conducenti dello scooter, poi si dirige verso il ladro e lo attacca a sua volta. Quest'ultimo, distratto dai colpi, si allontana subito dalla vetrina. Supernonna se la prende poi con gli altri due ladri che fuggono verso i loro scooter. Molto determinata, la nonna dà un colpo con la borsetta al motociclista più vicino a lei, che, molto stupito dalla situazione, accelera, fa cadere il suo passeggero di dietro. Soltanto in quel momento la nonna si fa raggiungere dai passanti che non osavano intervenire fino a quel momento. Questi ultimi le danno una mano immobilizzando il ladro per terra, mentre l'eroina inizia a riunire i gioielli caduti per terra durante la lite. La supernonna, come viene soprannominata in Inghilterra, ha voluto mantenere l'anonimato dopo questo evento eccezionale. Il suo atto di coraggio è stato registrato da uno dei passanti e il video ha fatto molto velocemente il giro del mondo. Oggi è la prova perfetta che i supereroi non esistono soltanto in televisione. Eccone un altro che ha un po' troppo esagerato con l'alcol. Queste immagini di telecamere di sorveglianza provengono direttamente dal sottosuolo di una metro di Londra. Almeno una volta abbiamo tutti sceso le scale in modo poco convenzionale. C'è la discesa di quello che ha premura, la discesa del visitatore, la discesa sportiva e c'è la discesa dell'ubriaco. E ti prometto che quest'ultima è di gran lunga quella più comica. L'uomo che vedi qui è stato buttato fuori nel più bello dei modi da una cerimonia di premiazione di teatro, un po' troppo bagnata. In queste immagini usciva dal Savoy Hotel nel centro di Londra e si dirigeva verso l'entrata della metro. Nel momento di scendere le scale, quest'ultimo si lascia risucchiare dal vuoto, pensando sicuramente che i gradini fossero fatti di spugna. La cosa più divertente è quella che, quando era giù dalle scale, l'uomo si rialza come se non fosse successo nulla e si lascia cadere un'altra volta nella seconda serie di scale a capofitto. Delle buffonate che decisamente non corrispondono al suo completo a tre pezzi e il suo aspetto da uomo serio. Quando le sue buffonerie sono finite, l'uomo si è rialzato, si è dato una spolverata, si è asciugato il sangue dalla sua testa ed è tornato a casa sua nel modo più normale. Come non parlare delle sequenze di candid camera quando si affronta il tema dei video più esilaranti che ci siano? Così concludiamo la nostra selezione con una sequenza del Super Short Comedy in Nuova Zelanda. La squadra della candid camera ha deciso di intrappolare degli uomini in un negozio di abbigliamento. Quando si sono sistemati nei camerini per provare i vestiti scelti, la squadra di burloni trasforma, nel giro di soltanto qualche secondo, il negozio in spogliatoi per donne, con in aggiunta una bella sfilza di donne sexy vestite solo di asciugamani. Inutile descriverti le espressioni del viso scioccate di questi poveri uomini quando escono dal camerino. Assolutamente esilarante, guarda! Allora, cosa ne pensi di queste 10 registrazioni di telecamere di sorveglianza? Dicci nei commenti quella che hai preferito. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata al nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!